Ciao patatoni, benvenuti a un nuovo episodio di Devo dirti un fatto, una rubrica di approfondimento di consigli non richiesti. Lo so, state pensando, ma come mai oggi è martedì e non c'è consigli non richiesti? Perché, e ve lo dico tranquilli, tranquillizzatevi, ve lo dico tranquilli, siete tranquilli? Mi raccomando, siete seduti sulla sedia? Alfredino è stato male. Ora non iniziamo a pensare alle catastrofi. Ha avuto mal di testa, ci ha avuto i cazzi suoi. È un periodo un po' stressante per lui. Però domani si farà la puntata speciale che vi avevo promesso. Quindi non iniziate a pensare male, perché adesso con queste isterie che ci sono in giro, magari subito pensate ad Alfredino come a un morto che cammina, anzi un morto che sta seduto. Ma bando alle ciance, ciancio le bande. Nel frattempo che attendete la puntata di consigli non richiesti, che andrà comunque in onda domani, in onda sull'internet, oggi parliamo di fumetti e di cinema, oppure di cinema e di fumetti. Cioè, vi parlo di, secondo me, perché comunque è un podcast, e comunque do le mie idee, che tra l'altro condivido pienamente, un film tratto da un fumetto. Per essere bello deve essere identico al fumetto, o questa idea che ci siamo fatti è una grandissima cazzata? Scopriamolo dopo la sigla. Devo dirti un fatto. Pensieri a caso, su argomenti a caso, con Fregat. Partiamo dal presupposto che io non ho nulla in contrario ai film che vengono tratti da storie a fumetti. Sono però contrario, e vi spiegherò il perché, il fatto che molti fan dei fumetti vogliano il film identico al fumetto, e questo di per sé, secondo me, è già un problema. Io penso a dei film molto diversi o diversi soltanto per alcuni punti, perché ricordiamoci che alcune cose che funzionano sullo schermo non funzionano sul fumetto e viceversa. Pensiamo ai vestiti kitsch dei supereroi nel fumetto, poi li vediamo al cinema e bisogna renderli, tra virgolette, credibili. Quindi un costume da pipistrello grigio e blu con un bel mantellino diventa una corazzata che sembra un Power Rangers. Io penso a qualsiasi Batman. Qualsiasi Batman ha c'ha sta armatura. Io mi ricordo ancora il Batman di George Clooney, che aveva anche i capezzoli, così, a caso. Ora, mi viene in mente Hellboy di Del Toro. Hellboy di Del Toro è un film completamente diverso dal fumetto. Prende l'incipit, prende il personaggio, prende anche molto del personaggio sulla carta come carattere, ma lo stile del film è completamente diverso. Se il film di Del Toro è un horror d'azione quasi raiminiano, cioè alla Sam Raimi, ma più blando per quanto riguarda la componente horror, per quanto riguarda invece il fumetto ci troviamo davanti a un noir, quindi due prodotti completamente diversi. Il fumetto di Hellboy è figo? Sì. Il film di Del Toro su Hellboy è figo? Sì. Uno dei due nuoce all'altro? No, perché chi legge il fumetto ha una storia, ha un modo di narrare, chi vede il film si trova qualcos'altro. Uno va a rovinare l'esperienza dell'altro? Non credo proprio. Perché si cerca questa assolutezza di voler avere un prodotto cinematografico identico al fumetto? Perché? Quale pro ci può dare questa cosa? Io penso anche, che ne so, alla serie di Daredevil, che prende molto dal fumetto. Tant'è che il costume nero, quello lì che utilizza Daredevil è un supereroe cieco che utilizza dei sensi radar in stile tipo, adesso dico pipistrello, non vi... se con questa questione del coronavirus mi dispiace pure mettere in mezzo i pipistrelli. Comunque lui ha un senso radar tipo i pipistrelli e combatte il crimine di notte e di giorno fa l'avvocato. Ora, la prima stagione di Daredevil era perfetta perché il costume che indossava era un costumino, una tuta della Decathlon, con una fascia sulla faccia, che era la stessa cosa che utilizzava Daredevil quando ancora non aveva un costume nel fumetto Daredevil, l'uomo senza paura di Frank Miller. Ora, nel fumetto, a un certo punto Daredevil prende un costume rosso da diavoletto. Ora, nella serie televisiva, finché non si piglia il cacchio di costume, la serie è perfetta, perché vedi questo pseudo ninja vestito con il costumino della Decathlon, che ci sta benissimo sullo schermo, poi si mette il costume di Daredevil e inizia a sembrare un Power Rangers. Quindi capite che molte cose non funzionano sullo schermo, mentre sui fumetti funzionano. Un'altra cosa, per esempio, che mi piace è che molto spesso le serie televisive, oppure i film, prendono le idee, prendono il mood
del fumetto e poi raccontano qualcos'altro, tipo The Boys. Se nel fumetto, ve l'ho già spiegata questa cosa, se nel fumetto di The Boys si vuole prendere in giro il fumetto di supereroi, prendendo i mega eventi, prendendo i personaggi e distruggendo, decostruendo in maniera negativa i personaggi, quindi prendendo il supereroe e smontandolo pezzo dopo pezzo, immaginando in un mondo simil-reale, però kitsch il personaggio, resta ancora il personaggio legato al fumetto, dove i mega eventi che leggiamo nei fumetti, tipo che ne so, il super team, i crossover, diventano in realtà delle mascherate per nascondere orge o festine a base di droga. Nel film, nel telefilm, anzi nella serie, perché il telefilm è da boomer, The Boys, invece si parla di supereroi come se fossero delle icone, si prende in giro la Disney, si prende in giro il supereroe cinematografico, cioè il concetto che Garth Ennis voleva rappresentare nel fumetto è stato traslato al mezzo film, al mezzo cinema, quindi il concetto rimane uguale, l'esecuzione diventa diversa, l'esecuzione è diversa, quindi aver fatto un fumetto di un certo tipo e aver fatto un film che prende ispirazione ma lo fa in maniera diversa perché il media è un altro e le potenzialità di quel media sono altre, rende la serie di The Boys una bellissima serie. Se l'avessero fatta identica al fumetto, secondo me questa serie non sarebbe stata così bella, anzi sarebbe stata un pochino kitsch, perché secondo me entrambi i prodotti sono belli in maniera diversa, poi c'è chi preferisce uno, chi preferisce l'altro, cazzi loro, comunque robe brutte non sono. Io per esempio odio tantissimo quei film che prendono dai fumetti e si prendono sul serio, nonostante quello che prendono dall'origine non sia così da prendere sul serio. Ora, Batman e Superman su carta vi sembrano fantastici da vedere, la sospensione dell'incredulità in un disegno è molto più facile da eseguire rispetto a un film, perché comunque un disegno è una rappresentazione, nel nostro cervello prendiamo per vera quella rappresentazione, ma se mettiamo un'immagine reale non possiamo che vedere davanti a un tizio vestito da pipistrello, che è diverso che vedere un disegno di uno vestito da pipistrello. Quindi, oppure anche la voce, cioè porca di quella miseria, io quando sento parlare Batman nei film, io sono Batman, a me mi sembra uno che soffre di stitichezza. Nel fumetto più o meno queste cose non accadono, perché Batman comunque nella nostra testa o anche nel cartone animato non ci facciamo caso, anche perché nel cartone animato non aveva quella voce del cazzo, che poi è la stessa voce che ha nei videogiochi Batman. Perché gli mettete la voce di uno stitico quando è Batman, porca di quella miseria? Comunque, Batman contro Superman ha questo problema, si prende sul serio un film che, vedendolo razionalmente, è un tizio con delle mutandone rosse su un costume con una S che combatte un tizio vestito da pipistrello, che in un fumetto, in una serie a cartoni animati, non ci facciamo caso, ma quando lo vediamo dal vivo con quel colore alla Snyder c'ha questa fotografia tutta blu, diciamo, ma che cazzo sto guardando? Ma veramente sta facendo un film filosofico con due minchioni vestiti in questa maniera, che poi quando si menano tirano in mezzo le mamme e invece di menarsi di più si fermano? Che è la prima volta che vedo in un film due tizi che si menano, si tira in mezzo le mamme e fanno pace. Di solito le mamme è sempre l'argomento che porta a una rissa ancora più grossa. Ora, io dico per esempio, lo spirito del personaggio ci deve rimanere, però qualcosa devi cambiare per renderlo realistico. Io penso al Spider-Man di Sam Raimi. Cioè, lo Spider-Man di Sam Raimi nel fumetto è caruccio, no? Nel film, per dimostrare che uno è uno sfigato, Tommy Maguire non ha mai capelli puliti, è sempre capelli unti, c'è sempre capelli unti, poi la ragnatela, adesso diciamo la verità, un ragazzino che si inventa un spara ragnatele, nella vita reale diventa ricchissimo, è un fottuto genio, e poi va a creare sta roba che è poco usabile, cioè non avere un marchingegno attaccato al polso nella vita reale ti sembra un accrocchio, qualcosa di kitsch, mentre Sam Raimi ha avuto l'idea buona, facciamogli sparare le ragnatele dal polso e vaffanculo. Tutti quanti hanno detto, ma è diverso dal fumetto. Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Poi soprattutto vi attaccate a ste stronzate che sono dei piccoli, sono come quelli là che vedono la palluzza nell'occhio e non si accorgono che c'hanno una trave. Questa è una citazione di Giobbe Covatta, ragazzi, andatevi a leggere i suoi libri che sono molto belli. Comunque, ci si attacca alle cazzate, il fan è la peggior cosa che si possa trovare al cinema, perché vi racconta qualcosa che non c'entra un cazzo col film che state guardando e vi rompe i coglioni, e soprattutto la tizia che si è portata al cinema non se la fa, perché io non lo so come fa una persona che va al cinema con qualcuno a beccarsi il commento che non è quello della Jalapas, non è neanche divertente, è informativo alla Piero Angela, però stiamo parlando
di un film di supereroi. Io adoro i fumetti di supereroi e mi piacciono i film di supereroi, quelli fatti bene. Vi spiegherò quelli là che secondo me sono fatti bene. Per esempio, penso a Kick-Ass, che è un film di supereroi molto carino, che è molto più blando rispetto al fumetto. Il fumetto, il protagonista è una testa di cazzo e succedono delle situazioni anche molto brutte e si va un po' sul grottesco. Il film invece è più cazzone, più divertente, ma sono belli in maniera diversa. Per esempio, io penso anche a Kingsman, il fumetto era una specie di Alan Ford, per chi non lo sapesse, per chi è un boomer come me lo sa, però è un fumetto italiano molto famoso che tratta di 007 senza soldi, diciamo che è una versione un po' alla Brancaleone di 007, con tutti i personaggi magnifici, numero 1, Super Chuck. Io vi consiglio di andare a recuperare almeno i primi 100 numeri di Max Bunker e Magnus, che hanno creato questo fumetto meraviglioso, e il mitico Bob Rock, che è il mio personaggio preferito dei fumetti tra i vari, cioè è un personaggio fantastico, è un po' lo sfigato del gruppo. Però ragazzi, recuperatevi Alan Ford. Torniamo a Kingsman. Nel fumetto Kingsman è una specie di Alan Ford, cioè si parla di questi agenti segreti con quattro soldi che devono salvare il mondo. Invece nel film è tutto il contrario, c'hanno un sacco di soldi, si parla del mito di Re Artù, si parla di eleganza, soverchio stile, la tauromachia, e poi il film caga proprio fuori dal vaso, con battute a volte anche al limite del pudore, e diventa qualcosa di godibilissimo. Anzi, secondo me il film è superiore al fumetto, perché il fumetto vuole essere satirico, non riuscendoci, perché solo noi italiani sappiamo fare i poveracci, diciamo la verità. Quando si tratta di satira sulla povertà siamo bravi noi, quando invece si tratta di esagerare, allora gli americani se la sanno cavare. E secondo me, o gli inglesi, non so che cazzo l'ha fatto sto film, è ambientato in Inghilterra, ma ci vedo un po' la mano inglese, mi sa che Vaughan, mi sa che è stato, comunque non lo so, adesso non mi ricordo, vado a memoria. Comunque è un film cacciarone che ci sta, e secondo me è superiore al fumetto. Ora, mi vengono anche in mente film che sono molto migliori del fumetto, per esempio History of Violence, che per chi non lo sapesse è un film di Cronenberg, ma è tratto da un fumetto di merda di Wagner. Poi c'è 30 giorni di buio, che è un film carino, ma tratto da un fumetto orripilante. Oppure pensiamo a Old Boy. Old Boy è un film fantastico, vi consiglio di andare a guardare. Diciamo che per chi l'ha visto questo film, che ha vinto anche il Festival di Cannes quando c'era Tarantino in giuria, Old Boy è un film dove la soluzione finale, il motivo di tutto l'ambaradan che succede nel film, perché nel film c'è un personaggio che viene incarcerato, viene catturato e messo in una prigione, non dalla polizia ma da qualcuno, per 15 anni. Poi a un certo punto, senza motivo, viene liberato. E ora lui cerca vendetta. Quando si scoprirà il motivo del perché è stato fatto questa cosa al protagonista, se nel film è qualcosa di, diciamo, viscerale, non voglio dirvi il termine esatto perché sennò vi spoilerizzo tutto, nel fumetto invece è qualcosa di più empatico, di qualcosa di tremendamente giapponese, se mi permettete il modo di dire. È un fumetto molto carino, ma le motivazioni cambiano, il tipo di fumetto cambia, e secondo me il film di Old Boy è un capolavoro, mentre il fumetto è soltanto un buon fumetto. E questo per dirvi, ragazzi, che secondo me la fedeltà al fumetto è una cosa da non desiderare. Anzi, se desiderate un film identico al fumetto, pensando "ah, ma come sarà bello, come sarebbe bello immaginare questo fumetto fatto a film, madonna che figata", ecco, vuol dire che voi reputate il fumetto un media di serie B. E allora, sinceramente, porca miseria, non vi dico cosa penso di voi perché sono un signore. Il fumetto non è un media di serie B, è un media con le sue regole, che possono funzionare, che possono raccontare determinati tipi di storie, ed è per questo che il cinema e il fumetto sono diversi, perché sul fumetto si possono raccontare storie di uomini pipistrello senza rompere la sospensione dell'incredulità, senza dare le voci, e nel film invece si possono fare altre cose. Io penso a un film identico al fumetto, Sin City. Sin City è bellissimo, è meraviglioso. Però immaginatevi che tutti i film tratti dai fumetti siano come Sin City. A un certo punto lo vedete che Sin City è un bel esperimento, è anche uscito bene, ma si vede che è artefatto, si vede che è qualcosa che è buono come lo zabaglione, ma dopo due cucchiai anche basta, va bene, bello bello,
ma anche basta. Così come per esempio quella merda di The Spirit. Io mi ricordo che a un certo punto, dopo The Sin City, si voleva fare tutti quanti film tratti dai fumetti in stile Sin City. Solo che Sin City come storia si può raccontare in quella maniera, creando questo specie di film a cartone animato, però noir. Però se fai la stessa cosa con The Spirit ti esce una merda, soprattutto se poi a scriverla è Frank Miller, che Frank Miller è tanto bravo, è tanto capace, ma The Spirit non me lo devi toccare, perché certe cose non divengono bene. Quando vuoi fare il simpatico, Miller, non ci riesci. Sei tanto bravo a fare le cose cupe, quando vuoi fare cupo qualcosa che di per sé non è cupo, ma è simpatico, è ben scritto, e poi uno dei fumetti su cui si basano tutti gli stilemi dei fumetti di supereroi. Un giorno vi parlerò di Eisner, di come lui abbia inventato le graphic novel per prendere per il culo gli esperti di marketing, e noi come dei scemi ora utilizziamo graphic novel per indicare delle robe che non esistono, perché ragazzi sono fumetti. Un giorno vi farò la puntata su che cosa sono le graphic novel. Quindi, tornando al discorso di prima, la fedeltà del fumetto per un film tratto da un fumetto è una cazzata. Perché è una cazzata paragonare due media, uno uguale all'altro? Perché il fumetto non è uno storyboard già fatto, a meno che non si tratti di Sin City, ma Sin City è l'eccezione che conferma la regola. Quindi smettiamola di fare i fan del cacchio, smettiamola di fare i puntigliosi quando esce un cacchio di film, perché secondo me un film può fare che cazzo vuole, perché non va a rovinare assolutamente il fumetto da cui trae. Anzi, io sono più convinto che è meglio che prende dal fumetto per raccontare qualcos'altro, perché sicuramente almeno ciò voglio andarmela a vedere, perché poi rivedere la stessa storia fatta mille volte mi sono anche un po' rotto il cazzo. Non so voi, ma oh ragazzi, per esempio il Joker non è simile al fumetto. Chi se ne frega, io mi sono incazzato perché il Joker è uguale a due film di Scorsese. Questo lo rende un brutto film? No. Questo lo rende un brutto film tratto da un fumetto? No, lo rende un film normale. Il fumetto non ne cambia nulla. E anche sti cazzi, no? Quindi non ve la pigliate troppo. E a proposito, se non ve la pigliate troppo e volete raccontarmi la vostra esperienza, oppure, che ne so, farvi cacchi miei, venite sulla mia pagina Instagram, io sono Frecht, oppure sul mio canale Twitch, che si chiama The Frecht, come il inglese, THE Frecht, su cui possiamo guardarci film brutti assieme, farci un sacco di risate, eccetera. E niente, ci vediamo domani per la puntata speciale, sperando che la Fede non si rimetta. E non vi preoccupate, non sta schiattando, non mi iniziate a mandare tipo ciao Alfredino, insegna gli angeli a rubare. Ciao.